le ultime case della città, quartieri residenziali, palazzi moderni. Poco più in là la campagna. Il confine appare oggi ben definito. Domani sarà di nuovo oltrepassato. La vecchia periferia, quella cara ai ricordi di una lontana infanzia e di certa letteratura, la si può ritrovare ancora da qualche parte, ma ha perso per sempre la fisionomia che aveva un tempo. Non è più la vera periferia della città. Man mano con l'avanzare delle nuove costruzioni è rimasta isolata tra la massa dei quartieri moderni, i variopinti alveari, che l'hanno superata e rinchiusa. Il ricordo dei binari che sfioravano le ultime abitazioni della periferia è sempre più sbiadito. Il rumore del treno non richiama più alla memoria le piccole case con il giardino pieno di fiori e poco lontano le botteghe artigiane e le officine polverose. La periferia di una grande città ha oggi un aspetto ben diverso, l'aspetto della miseria. Negli anni 1955, 56 e 57, 4 milioni di italiani si sono trasferiti nelle grandi città. Roma, dove abbiamo svolto la nostra inchiesta nel mese di luglio del 1960, ha visto raddoppiare il numero dei suoi abitanti da 1 a 2 milioni negli ultimi 20 anni. La fuga dalla povertà delle campagne, l'emigrazione interna, che la sociologia definisce come il fenomeno dell'urbanesimo, ha un solo scopo: la speranza, pur nelle avversità della nuova miseria, di una migliore vita futura. A Roma, come in altre città quali Torino, Milano, Genova, Napoli e Palermo, esiste, non sempre e non facilmente individuabile, una periferia economica e sociale che ha il carattere di una cintura della miseria. In altre parole, la periferia morale della città. Nella capitale, sin dal 1930, vennero creati dei quartieri periferici popolarissimi, allo scopo di raccogliere gli abitanti della suburra, sventrata per dare spazio alle scoperte archeologiche e per la creazione del centro storico. Si tratta di quartieri come Pietralata, spesso tristemente alla ribalta della cronaca nera, o di Prima Valle, un altro nome che ricorre nella cronaca dei quotidiani, su titoli che denunciano rapine, violenze, prostituzione. Santa Maria del Soccorso, chiamata anche Tiburtino III, è un'altra di queste borgate. E ancora Portuense, Cecchina, Trullo, Quarticciolo, San Basilio, Villaggio Breda, nomi sempre tristemente famosi. Borgata Gordiani, tra questi quartieri del suburbio, è forse quello che corrisponde al gradino più basso di questa periferia che conta 30 anni di vita. Nelle case, alzate quanto basta per contenere pochi vani del piano terra, vivono famiglie quasi sempre numerose in una promiscuità sino a punte di 11 persone in 10 metri quadrati che impedisce ogni condizione di vita igienica. Nel dopoguerra, accanto al più antico suburbio della capitale, se n'è venuto formando uno più recente. Le baracche disseminate tutto intorno alla città che ospitano gli immigrati di oggi. Contadini e braccianti dell'Italia centrale e meridionale che popolano questi tuguri in ragione dell'87% e che ammontano complessivamente alla data della nostra inchiesta a circa 100.000 unità. La loro condizione di non residenti impedisce di avere dati precisi e ufficiali. Ma in complesso il suburbio di Roma, tra borgate popolarissime, una definizione che nasconde una realtà ben più dura e tragica, e baracche, ospita circa 300.000 persone. I nomi di questi luoghi che la toponomastica cittadina non sempre riconosce. Lungotevere di Pietrapapa, Acquedotto Felice Appio, Acquedotto Felice Tuscolano, Garbatella, Borghetto Velodromo, Prati Fiscali, Borghetto Alessandrino, Campo Buozzi, Vicolo del Mandrione e tutti gli altri. Sempre e solo la cintura della miseria della grande città. Thank you.
ogni 20 anni un milione di italiani si trasferisce nella capitale. Si può dire che una provincia intera come Firenze, Genova o Palermo divenga deserta. Il bracciante del sud, il contadino dell'Italia centrale, arriva con la famiglia. Poco dopo lo seguono i fratelli e i parenti con le loro mogli e i figli. L'emigrazione a catena continua instancabile. Accanto ad una baracca ne sorge un'altra. La statistica non ha ragione di essere per questa gente. La legge non concede la residenza a chi non abbia un lavoro stabile e sempre la legge non consente l'assunzione dei non residenti. Il suburbio ospita solo cittadini di secondo grado. La città proibita li attira e li respinge. La massa di lavoro non qualificato professionalmente che essi costituiscono viene per lo più impiegata sotto costo nell'edilizia e la periferia della città diventa una periferia di sfruttamento. In questi casi non ha senso parlare di reddito. Si vive alla giornata. 200 giornate di lavoro all'anno nel settore edile sono un traguardo addirittura favoloso. Ma anche questo traguardo per una famiglia numerosa significa soltanto 150 o 200 lire al giorno di reddito medio pro capite. Chi soffre di più di questo stato di cose sono i piccoli, bambini e ragazzi. Scarso nutrimento e vita antigenica, mancanza di scuole materne e professionali. Una situazione poco adatta per crescere sani e per farsi un qualsiasi avvenire di lavoro. La periferia morale ha davanti a sé solo la speranza, un carattere costituzionale dell'essere umano che non si affievolisce mai. Ma ogni giorno ha davanti a sé il proprio e unico problema, che va risolto comunque e a qualsiasi costo. Quando il lavoro non basta o quando lavoro non ce n'è, si vive di espedienti, i più assurdi che si possa immaginare. La violenza e la rapina sono gli estremi di una condizione divenuta ormai insopportabile. Prima, l'accattonaggio, la prostituzione, il furto. Spesso servono per non morire di fame. In ogni caso, bisogna sempre arrangiarsi. Panni sporchi e panni puliti, retorica e antiretorica. Le parole usuali inavvertitamente si svuotano del loro originale significato, non servono più. Al di là del loro suono è necessario individuare gli avvenimenti della realtà, farsene una ragione, comprendere che i fatti restano per essere chiariti nel loro più profondo significato. Le forme dell'apparenza non possono e non devono ingannare. Le eccezioni alla misura effettiva della realtà non mutano il volto dei problemi. Le antenne della televisione rovesciano forse il dramma della miseria? O non sono invece il frutto di un compromesso subito e accettato in seguito a un sovvertimento tra valori sostanziali e valori apparenti? Inchiesta come testimonianza. Una testimonianza bruciante. La città ai cui margini rimangono tanti esseri per decine d'anni non è una città costruita sulla misura dell'uomo. In essa non si realizza l'apporto di energie, di intelligenze, di volontà che concorrono allo sviluppo della comunità. La più profonda ragione di vita della città è nella sua crescita a livello dell'uomo che la abita. Il cemento che la unisce non può essere gettato sulla vergogna o l'impotenza di quegli uomini delle borgate e delle baracche che sono al di fuori e restano al di fuori dei suoi confini morali.